Si chiama Charlene Chambers, ha 31 anni di età, è la mamma del piccolo McKinley di 13 anni. Ragazzina appassionata di calcio che domenica scorsa ha rischiato di morire e non solo non è stato aiutato da nessuno, ma qualcuno lo ha anche derubato mentre si trovava per terra. Privo ormai di sensi, la vicenda agghiacciante si è verificata nella città di Nottingham, in Gran Bretagna, dove vive la famiglia Chambers. McKinley stava giocando a pallone in un parco quando ha avuto un minimo mancamento per colpa di un livello troppo basso di zuccheri nel sangue. Tutti si sono fatti gli affari propri. Qualcuno ha anche rubato la BMX e il cellulare, oltre a distruggere il macchinario che monitora il livello di glucosio, quindi zuccheri nel sangue, e che consente al ragazzo di avere una vita normale come tutti gli altri. Una storia triste, drammatica, allucinante, di cui purtroppo vi ho voluto informare perché qui c'è veramente da mettersi la mano nei capelli. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, un saluto e a presto.